Io provengo dal settore pubblico inizialmente, da 40 anni fa, quando ho cominciato, ero appena diplomato, e ho spaziato dai lavori pubblici all'edilizia privata, all'urbanistica, fino a dedicarmi poi, me ne sono andato perché mi stava stretto il posto pubblico da dirigente che avevo, e sono passato a fare il libero professionista nel 94. E questo mi dà la possibilità di guardare le cose con occhi diversi, che però non sono dissimili, no? Quindi si avvicinano tutti. E tutte le mie idee, che poi io avevo anche scritto un discorso, un po' le ha dette il mio presidente, un po' le ha dette tutti gli altri, alla fine convergono tutte quante assieme. Quindi ci vuole uno sforzo comune, e anche la proposta di ritrovare ancora queste tavole rotonde per parlare in maniera precisa di quelle che sono le problematiche, è un auspicio che queste cose possano ripetersi e andare avanti nel futuro per portare avanti questo progetto di edificio salubre in Italia. Però ci vuole uno sforzo anche da parte del legislatore. Io volevo soffermarmi un attimo a questo, perché proprio provenendo dalla funzione pubblica, dico, una volta c'era l'ufficiale sanitario che certificava la salubrità della casa, e qui ci si rifà la legge del 34, che non è proprio così fatta male, è vecchia ma è fatta bene, e con l'autocertificazione, con la semplificazione delle procedure burocratiche, diventiamo autocertificatori di noi stessi, quindi progettista, direttore di lavori, fa l'agibilità, certifica che va tutto bene, ma il controllo dov'è? Chi è che è garante del prodotto finale? Chi è garante della casa che si va ad acquistare alla fine? Chi è che garantisce l'utente finale che va a fare la compravendita e si ritrova magari una polizza decennale postuma di un'impresa, perché la legge ha prodotto sta cosa, che è diventata solo cassa per le assicurazioni, non produce niente per chi subisce i danni, anzi ti paga solo se crolla la casa o se c'è una rovina grave. Quindi secondo me l'esperto di edificio salubre dovrebbe diventare un certificatore a livello nazionale, quindi deve essere riconosciuto a livello nazionale come una figura terza che va a garantire l'utente finale di questa cosa. Quindi bisogna puntare a garantire le persone sulla qualità del prodotto, assieme a tutti gli altri, senza dimenticare nessuno.